Ecco cosa troveremo da Lidl dal 18 al 24 novembre. Iniziamo con un trapano avvitatore a 20 euro, ovviamente senza batteria e senza caricabatterie. Come vedi, monta la batteria X12 volta. Il suo vantaggio è che è molto molto leggero. Ha una coppia massima di 28 Newton per metro, numero di giri da 0 a 350 oppure con la seconda velocità da 0 a 1300 al minuto. Ha un intervallo di serraggio del mandrino da 0,8 mm a 10 mm. Il massimo diametro del foro nel legno è 25 mm, quindi 2 cm e mezzo, 1 cm nel metallo. La batteria e caricabatterie non sono incluse, ma li puoi comprare a 20 euro. Ha 19 livelli di coppia e la luce LED qui integrata, per cui vedi sempre quello che stai facendo. Poi ancora abbiamo una lampada frontale con la fascia regolabile e le batterie incluse. Dico la verità, sono lampade molto comode, io preferisco le ricaricabili, per cui non la prenderò. 4 euro però è un prezzo accettabilissimo. Un set pinza crimpatrice a 20 euro. Come vedi, ti danno la pinza ma anche tanti tanti accessori. Ovviamente solo io non lo comprerò perché non faccio questo tipo di lavoro. Set di pinze da calzolaio, 3 pezzi a 5 euro. Beh, conviene e conviene anche tanto. Io ho già quella per fare i fori nelle cinture, non ho quella per mettere gli automatici, però 5 euro è un prezzo convenientissimo. Ancora più conveniente a 20 euro la livella laser a croce con tre piedi. Ha due modalità di proiezione, un orientamento autolivellante orizzontale o verticale. Ha il secondo angolo impostabile a piacere con un pendolo laser fissato. Raggio di azione del laser fino a 10 metri, quindi perfetto per le comuni stanze che abbiamo noi, ad esempio mettere dei pensili o altre cose. Accessori per smerigliatrice, 6 euro, però se prendi due pezzi praticamente spendi 9 euro. Molto molto interessante perché ci sono, prenderne due soprattutto, 9 euro e prendi delle cose piuttosto interessanti. Poi abbiamo gli accessori per la levigatrice a penna a 15 euro. Sono interessanti perché viene venduta anche la levigatrice a penna in questo stesso periodo. La sega circolare ricaricabile 25 euro, ovviamente senza batterie e caricabatterie. Funziona con una batteria da 12 volt. Ecco, qui lo fa vedere con una non da 2 ampere per ora, ma 5 ampere per ora. Per piccoli lavori, secondo me, si può usare anche la 2 ampere per ora. Ovviamente la batteria avrà una durata minore. Poi abbiamo la motosega ricaricabile a 35 euro. Qui, ragazzo mio, se seghi tanto, ci vorrà una 4 ampere per ora o 5 ampere per ora come batteria. Però stai tranquillo che funziona anche con la 12 volt, ovviamente 2 ampere per ora e risulta più leggera. Come vedi ha le sue protezioni, però è un attrezzo che comunque devi stare molto attento. Un set di punti per trapano a 3 euro. Puoi prendere 5 pezzi per legno, oppure per pietra e calcestruzzo leggero, mattoni, queste, oppure per lamiere in metallo, occhio che non è per metalli non ferrosi, quindi non aspettarti delle grandi prestazioni. Poi ancora abbiamo un set di chiavi a cricco a 15 euro. Abbiamo un set a 37 oppure 39 pezzi. L'angolo di lavoro è fino a 10 gradi e massimo 50 Newton per metri. Quindi un'ottima coppia. Livello 2 invece ha il massimo 62 Newton per metri. Come vedi c'è il cricchetto ergonomico e quindi c'è anche la prolunga. Poi abbiamo un set per levigatura o lucidatura a 4 euro. Come vedi è molto interessante se fai ovviamente questo tipo di lavoro e se compri ad esempio la levigatrice oppure ce l'hai già. La batteria 4 A per ora da 12 volt costa 25 euro. Chiaramente durerà più del doppio rispetto a una 2 A per ora. Io ho quella che viene venduta col caricabatteria a 20 euro. Un seghetto a pendolo ricaricabile 25 euro.
Ecco, questo secondo me funziona tranquillamente con la 2 A per ora. Io non lo comprerò perché ho già quello a filo, il seghetto pendolo, insomma, non si usa mai molto lontano da casa. La lucidatrice ricaricabile costa solo 15 euro e ha un'impugnatura aggiuntiva che si può montare con questa, ha in dotazione 3 dischi e il set di 5 carte abrasive a 3 grani. La batteria e il caricabatterie non sono incluse, ma costa 15 euro, quindi se hai già batterie e caricabatterie, ecco qui le spazzole che ti dà. Poi una batteria 5 A per ora da 12 volt costa 30 euro. Beh, molto interessante perché dura veramente tanto, però occhio che è più pesante di quella 2 A per ora. Carta abrasiva per levigatrice orbitale 8 euro. Un set di chiavi a bussola 8 pezzi 15 euro. Una smerigliatrice orbitale eccentrica ricaricabile 40 euro, ovviamente senza batterie caricabatterie e funziona con batterie da 12 volt. Numero di giri a vuoto da 6.000 a 10.000 al minuto e oscillazioni da 12.000 a 20.000 al minuto. Diametro di oscillazione 2,5 mm, diametro della piastra abrasiva è quello tipico 125 mm, 12,5 cm. Quindi, come vedi, qualcosa di molto interessante perché funziona sia con la piastra rotonda che con quella rettangolare. Poi, levigatrice a penna multifunzione 49 euro, però ti viene fornita anche con batteria, con la batteria e penso anche il caricabatterie, quindi devi considerare che costa 29 euro più il set di batteria e caricabatterie. È molto interessante per i lavori di precisione. Viene data anche con tanti accessori e poi in questo periodo puoi comprare anche gli accessori che sono la cosa un po' problematica di Lidl. Poi a 49 euro un trapano battente ricaricabile 12 volt. Io non lo comprerò perché dovrei comprare anche una batteria almeno 5 A per ora. Come trapano, secondo me va bene, come martello pneumatico massimo potrei togliere delle piastrelle. Ovviamente la batteria e il caricabatterie non sono incluse, ha la luce di lavoro LED integrata che è questa, ha in dotazione un mandrino in plastica a due boccole da 10 mm con l'alloggiamento SDS, ha due punte per calcestruzzo e pietra, due per legno, 4 bit per avvitare. L'energia di percussione è 1,1 joule, quindi molto piccola, eh? Il numero di colpi è da 0 a 6.575 al minuto, numero di giri a vuoto da 0 a 900 al minuto, massimo diametro del foro 13 mm nel legno, calcestruzzo anche pietre, 10 mm nel metallo. Ecco, ripeto, io non lo comprerò perché non è un apparecchio particolarmente performante. In questo periodo vendono anche per 20 euro la batteria da 2 A per ora 12 volt e il caricabatteria. Secondo me è molto conveniente.